ritrovati con Serie A Preview. Nei prossimi minuti vi parleremo dei dati e delle curiosità più interessanti delle partite del prossimo turno. La prima partita che prendiamo in esame è quella del Bentegodi. L'Hellas Verona ha perso 5 trasferte di fila in Serie A con lo stesso allenatore per la prima volta dalle ultime 8 della stagione 2017-2018 con Fabio Pecchia in panchina. Quella gialloblu è la formazione che ha concesso più reti nel primo tempo in questo campionato, ben 16. Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter non ha perso alcuna delle successive 7 gare in campionato, vincendone 5 e pareggiandone 2. I nerazzurri hanno subito gol nel primo tempo in 4 delle ultime gare casalinghe, dopo che era successo solo in una delle precedenti 16 partite a San Siro. E ci spostiamo a San Siro, dove nessuna squadra ha segnato più gol del Milan nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, 5 al pari di Atalanta e Inter. I rossoneri hanno incassato 3 reti in uno stesso match di Serie A per la prima volta dal maggio 2024, in quel caso 3-3 casalingo contro la Salernitana. Con la doppietta contro il Cagliari, Rafael Leao ha trovato la sua 50esima rete in Serie A, in aggiunta all'ultima volta che il portoghese aveva realizzato 2 gol nello stesso match di campionato, risaliva al 4 giugno 2023 contro l'Hellas Verona. La Juventus è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in questa stagione nei 5 maggiori campionati europei, 9 in 12 partite. I bianconeri hanno schierato la loro formazione titolare con l'età media più bassa, 25 anni e 11 giorni, in un match contro il Torino in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria dal 1994-95. Credo che il sogno di questo gruppo adesso sia veramente guardare di partita in partita e cercare di crescere il più possibile. Secondo me adesso è presto per guardare un po' troppo lontano, un po' troppo in là. Quindi, come ti ho detto, guardiamo di partita in partita, di prestazioni, di cercare di migliorare, cercare di crescere sempre quotidianamente come gruppo, come squadra. Il Parma ha interrotto una striscia di 19 trasferte di fila senza vittoria in Serie A. L'ultimo successo dei Ducali fuori casa risaliva al 30 novembre 2020 contro il Genoa. Con il Venezia, i gialloblu hanno vinto un match in rimonta per la prima volta dal 30 settembre 2019, ovvero 81 partite dopo l'ultima volta nella competizione. Quella contro l'Udinese è stata la partita numero 2200 per l'Atalanta in Serie A. I bergamaschi hanno raggiunto anche le 700 vittorie nel torneo. La Dea ha segnato 31 gol in questo campionato. Le ultime squadre a realizzarne così tanti dopo altrettante partite sono state la Juventus con 35, il Napoli e la Lazio con 32 nel 2017-2018. Tre degli ultimi 6 gol del Como in Serie A sono stati realizzati da fuori area, soltanto Bologna con 4 e Atalanta con 7 ne contano di più dalla distanza in questo campionato. Patrick Cutrone ha effettuato 6 tiri nella sfida contro il Genoa senza trovare la via del gol, con una differenza negativa rispetto agli expected goals nello specchio di 1,45. Solo Nicola Krstovic del Lecce contro il Torino ha registrato un delta negativo maggiore. La Fiorentina è una delle sole 3 formazioni dei 5 maggiori campionati europei in corso ad aver registrato 6 successi di fila in questa stagione, con Barcellona 7 e Atalanta 6. Contro l'Hellas Verona, Moise Kean ha realizzato la sua prima tripletta in carriera nei 5 maggiori campionati europei tra tutte le competizioni. Il Torino ha perso 6 delle ultime 7 gare di Serie A, incluse le 2 più recenti, ed è uscito dal campo sconfitto in 3 partite di fila senza segnare per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2014, in quel caso 4 sconfitte consecutive senza reti. Il Monza non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite casalinghe di Serie A, 4 pareggi e 7 sconfitte, già record negativo per i brianzoli nella competizione. Sarà una partita difficile. Loro non attraversano un buon momento, però hanno delle qualità importanti, sono partiti molto bene, sarà una partita sicuramente molto difficile da affrontare.
Per la prima volta in Serie A nella gestione Antonio Conte, il Napoli è rimasto due gare di fila senza vittoria. In tutte le competizioni invece era successo ad agosto, 0-0 contro il Modena e sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona. Il Napoli ha interrotto una serie di 4 trasferte di fila senza subire gol. I partenopei non incassavano una rete fuori casa dalla prima giornata di questo torneo. La Roma ha collezionato appena 13 punti dopo le prime 12 partite stagionali di un campionato di Serie A per la prima volta negli ultimi 20 anni, 13 anche nel 2004-2005 a questo punto della stagione. I giallorossi hanno perso almeno 5 delle prime 12 stagionali per la seconda volta nelle ultime 4 stagioni di Serie A. Adesso tocca a me. Tocca a me, con la mia esperienza, col mio modo di fare le cose, e io mi auguro di riuscire nel mandato che mi ha messo lì davanti. Per cui quando lui mi ha detto queste parole, io non ho potuto dire che sì. La Lazio ha vinto 8 partite in questo campionato, solo nel 2017-2018 con 9 ha ottenuto più successi dopo le prime 12 gare nel torneo e con 3.502 ha raggiunto e superato i 3.500 punti conquistati sul campo nella sua storia nel massimo campionato. 2 dei 4 assist di Matteo Guendouzi in Serie A sono stati per un gol di Mattia Zaccagni. Il Bologna ha raccolto 18 punti nelle 11 partite affrontate in questo campionato e solo 2 volte ne ha collezionati di più a questo punto della stagione nell'era dei 3 punti a vittoria, 19 nel 1996-97 e nel 2002-2003. I rossoblù hanno inanellato almeno 5 incontri esterni di fila con più di una rete all'attivo nel massimo campionato per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio e aprile 2004, 6 in quel caso con Carlo Mazzone in panchina. Completano il quadro delle partite del 13° turno Genoa-Cagliari di domenica alle 12.30 e i posticipi di lunedì sera Empoli-Udinese e Venezia-Lecce. E per questo appuntamento è tutto. Serie A Preview torna nel prossimo weekend con i dati e le statistiche più interessanti del 14° turno.